Ok ragazzi, stavolta non siamo né su L. Benji, né su Dokkan Battle, né su Bleach, né su Fabio Rippa che vola sui canguri, ma siamo bensì su Fate Grand Order versione È un gioco a cui gioco da tantissimo tempo, ma che ho lasciato correre nel tempo, ovvero non ci sto giocando da una marea di tempo. Ho un ottimo team, cioè avevo un ottimo team perché ormai non gioco da tantissimo, tantissimo tempo. Però ho buoni personaggi, o almeno avevo buoni personaggi, e giocavo in maniera abbastanza costante. Il gioco lo consiglio a tutti perché è un gioco ben fatto, ben strutturato, ma ha dei rate nei pool che... Ok, penso di aver riso l'idea, tu che mi guardi storto. Io che volevo partire alla fine smessi di giocare perché non mi piace. Quindi, ragazzi miei cari, i miei personaggi, diciamo, più potenti ce l'ho. C'ho Giovanna d'Arco, c'ho... come la vuoi chiamare? Altria. Mia principessa. C'ho È stupenda, bellissima! Attila versione femminile. C'ho Jack the Ripper versione femminile, c'ho Skatash, c'ho Zhang Liao, Zac Flack. Comunque c'ho un team che può camminare tranquillamente, almeno per fino a 4 mesi fa ero al top del top. Ora attualmente penso di essere sceso sottoterra. Sì, mi è venuto raffreddore più coso 10 minuti dopo la live, quindi proprio... Questo video è perché andiamo a fare due multi, sperando che la fortuna ci assista. In realtà non che mi serva troppo il personaggio in retap nella multi, ovvero Tamamo, però ci proviamo lo stesso, ci buttiamo. È la versione Lancer estiva, quindi una cosa esclusiva a tempo limitato. Ci proviamo, abbiamo solo due multi. I rate qui sono delle cose oscene, quindi le possibilità che non escono sono del 2000x2000. Andiamo a vedere giusto per sicurezza in help, no, non è in help, ma è bensì in summon info. Vi faccio vedere i rate, webcam, ok, grazie, in modo che soffrite con me. Parliamo che praticamente i personaggi hanno la possibilità di uscita che è questa. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di una possibilità di uscita ridicola, veramente ridicola. Un gioco che ha dei rate così bassi è tremendo. Se guardiamo quelli là che non stanno in retap, sono ancora peggio, cioè non usciranno mai, proprio devi andare a Lourdes a piedi. Ma ci proviamo lo stesso. Io spero con tutto il cuore che nel caso non debba uscire qualcosa in retap, possa uscire Mordred. Altrimenti, in via alternativa, sarei contento di un Blood terzo, ma già so per certo che non mi usciranno. Ci proviamo lo stesso, speriamo in un attimo un po' di fortuna e come va va. Anche perché c'era anche Mordred in retap, ma era Mordred Rider, 4 stelle, non 5, e quindi non me ne faccio assolutamente nulla. Quindi ci proviamo, ci speriamo, tutte le speranze nascono qua e muoiono qua, sembra un po' film di Gomorra. Ma andiamo. Multipartita. Non mi ricordo neanche più l'animazione, ok. Prima carta. Fu pura, perché non è dorata la carta. Gesualdo! Dai, dai, dai. Culo, vieni a me, dov'è la pantofola? Ok, vabbè ragazzi, queste sono le carte di support, sono essenze, quindi non ci interessa, andiamo avanti, cioè ci interessa, ma non è per quello che stiamo pullando. Niente da fare ancora un'altra volta. Dai, dai, su! Carta dorata, no, non le vuole proprio sapere, Caster, 3 stelle, ma che me ne faccio? Caster, boh, vabbè, sì, Heroic Spirit, bla bla bla, vai via, vai. Già stiamo al 4. Sai chi è lei, vero? Sì, peccato che solo l'essenza.
Ok ragazzi, ho cliccato per sbaglio, quindi vabbè, ha saltato direttamente, come sarebbe uscito successivamente questi altri servant, che sono comunque servant a 3 stelle. L'unica cosa buona è praticamente la carta di Francis Drake, che è un'essenza, ma che non è un servant, quindi è utilizzabile solo come carta per dare bonus. Ci riproviamo un'ultima volta, anche se, come abbiamo visto, rate pessimi che non ti permettono di far uscire assolutamente nulla. Fate è il tipo di gioco in cui in un anno, se va bene, becchi un personaggio a 5 stelle. In un anno di gioco. Quindi non fa niente, andiamo avanti, ci riproviamo. No, devo vendere qualcosa. Vediamo qualcosa di sciocco. Ok, non fa niente, vendiamo questo biscotto di andare a potenziarli. Vendi, 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 vai. Ok, brucia. Ok, ma grazie, ciao, arrivederci. Ok ragazzi, ci speriamo. Non perdiamo la speranza, ci speriamo. Ultima multisummon, dopodiché ho finito. O almeno potrei fare le singole, ma non ne parliamo proprio. Ok, prima carta. Seconda carta. Dai, non l'ho imparata. 3 stelle. Ma che servant sei? Charles Babbage. Ma chi ti conosce? Vabbè, andiamo avanti. La disperazione. Un altro 3 stelle. Wow, che bello. Medea, cioè, ma Medea sei bella, ma 3 stelle sei inutilizzabile. Ci speriamo ancora, non è ancora finita. Essenza, andiamo avanti. Grazie, la prossima. Avanti un altro. Che ne mancano? 3, 4. Ma vedi tu già, raga, ma che sfiga. Vabbè, ma lo sapevo, i rate erano... Vabbè. Questa è l'ultima e la penultima. Vabbè, raga, non fa niente, vai. Tu? Vai, l'ultima. Dovrebbe essere l'ultima. Ole, 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 ole. Vabbè, 3 stelle pure tu. Ancora un'altra? Ok. Vabbè ragazzi, dopo essere stato trollato da questo gioco che mi ha praticamente trollato, cioè 4 essenze a 4 stelle più un'altra essenza a 5 stelle doppione. Dai, proviamo pure le multi, le singolette. Cosa, levati davanti, fammi il favore, veramente. Gentilmente, grazie. Dai, proviamo le singoline. Cell. Prendiamo le cose inutili. Servant. Prendiamo i servant, proprio quelli là che si devono soltanto bruciare. Dove siete? Brucia, brucia, muori. Muori, muori. Muori, 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 muori. Non vi voglio neanche vedere, bruciatevi. Non voglio manco usarvi per potenziare altri personaggi, dovete morire. Facciamo un'altra summon, sperando. Sperando, fino all'ultimo ci proviamo. È successo qua che si è... Vabbè, il mio computer sta impazzendo, non fa niente, non ci pensiamo. Ah, l'essenza, niente, ok, va bene. Niente. Ok, vabbè ragazzi, per niente, potenziamo l'essenza, non vendiamo, prendiamo un'essenza a caso. Vai, una che mi serve. Una che mi potrebbe servire in un lontano futuro. 20-20, che... Niente. Zan zan zan. 22, ok,
Torniamo a scienze vecchie, vecchissime. Ok. Andiamo. Olè. E via. Abbiamo potenziato. Proviamo un'altra sammonetta. Vediamo che succede. Quanto mi rimangono di cristalli, che ci ho perso il conto. 19, quindi sono 3 summon, non neanche 4 purtroppo. Ci speriamo. Ah, costano 3, ok, sono di più, hai ragione. Perfetto. Bellissimo, quello che aspettavo dalla vita. Se proprio tu ti volevo, mi mancavi proprio. Bello, ciao. Ok, altra singola, vai. Dai. Un Servant, 5 stelle. Dai, ragazzi, non si può però, mamma mia. Cioè, ma che cos'è? Ci credo che sto gioco la gente quitta perché inizia a sclerare come pazzi, ma non si può. Per farmi uscire quei personaggi che c'ho io, ci ho messo un anno di gioco. Cioè, un anno? E passi. Non uscirà mai niente, non so mai. L'unica possibilità di farvi uscire qualcosa è di rerollare all'inizio 13.000 volte finché non vi esce un personaggio decente. Berserker 3 stelle. Ok, l'ultima summon, ragazzi, dopodiché chiudiamo il video piangendo come cani. Anche perché per collezionare 70 quazzi qua sopra ce ne vuole. 3 stelle. Ok, bellissimo. Billy the Kid, sei un sogno, il mio sogno erotico bagnato. Vabbè ragazzi, sì vabbè, ciao Billy. No, non sarai utile, ti assicuro che sarai inutile, ma proprio inutile. Vabbè ragazzi, dopo queste multi summon andate malissimo. Se qualcuno gioca a Fetto o ha giocato a Fetto, ci gioca ancora, fatemelo sapere, soprattutto poi vorrei capire se questo gioco ha avuto dei miglioramenti negli ultimi 6 mesi, perché sono 6 mesi che non ci gioco. Ha avuto dei miglioramenti, di sicuro non ha avuto dei miglioramenti sui rate, perché nonostante ci siano personaggi in rate up, le possibilità di prenderli sono altamente penose, cioè proprio veramente non... Però ok, servirebbe spendere la bellezza di 4.000 euro per prendere un personaggio, e poi si lamentano di Olle Benji. Vabbè raga, anche per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo visto, anche se è stato totalmente un fallimento totale, però anche per questa volta è tutto, ci becchiamo alla prossima.